viaggio a partire ad affrontare un viaggio. È più facile restare ancorati alle proprie idee, gelosamente custodite in una valigia di cartone, o lasciarle volare via, come un finto sciame di farfalla, e accogliere il cambiamento. Dalla calma mutata alla tempesta, dalla nascita alla morte, dalla partenza all'arrivo, qualsiasi sia la meta, l'esploratore esperto sa che nessun nuovo porto o terra potrà mai donargli tante pietre preziose quanto il percorso in sé. Vogliamo cogliere ciò che il viaggio ha da offrirci. Vogliamo guardare dentro ed oltre i nostri limiti, scoprire i nostri talenti nascosti e fluire come le onde del mare, in una perpetua danza alla scoperta della vita e alla ricerca di noi stessi. Con non poco coraggio abbiamo deciso di lasciare il porto, di sacrificare tutti quei timori che ci tenevano ancorati alla terra e di portare dentro di noi solo la curiosità, la passione, la determinazione necessarie per poter affrontare la sfida del viaggio. Con la consapevolezza che se cambi il modo di vedere le cose che vedi cambiano. Viaggiamo per poter guardare al mondo, ma soprattutto a noi stessi, con occhi nuovi. Siamo pronti a salvare. Benvenuti a bordo! Lo dedico a tutti voi.
libera, sento nell'anima Europa e Africa.
questo è il viaggio. Abbandonare la realtà e concedersi la possibilità di vagare nella bellezza dell'inesplorato. Abituare l'anima al diverso, all'irrazionale, alla bellezza dell'inesplorato. Fino a quando anche la malinconia di casa ci sembrerà strana. E la noia della normalità, quella normalità che eravamo arrivati ad odiare, ci mancherà e ci apparirà insolita e stravagante. Più che cavalieri siamo marinai erranti e salpiamo. Con cuori ardenti e anime romantiche, tiriamo sull'ancora e prendiamo il largo. Strega e sirena, sguardo che ti spoglia, dove sei? E dimmi adesso dove sei, persa in una notte. E mi ritrovo nelle mani di un pazzo, che corre per strada per lanciarmi lontano contro il mondo. Dove le mie paure danzano nel silenzio eterno, dove la mia bocca che canta la luna non arriverà. Sei che mi guardi nel mio continuo brollio da barcaio, che promette a se stesso ciò che non mangia. In ogni porto, in ogni posto dove sono stato, con gli occhi al vento, senza orizzonte, con un barcone abbandonato, con scritto sul bordo un frammento di nome. A tutti i viaggiatori, a tutti quelli che hanno portato la musica in giro per il mondo, mettendo i piedi per la strada, mettendosi per mare, o mettendosi a rischio, mettendosi in gioco, mettendosi in cammino, a chi ha messo un piede dopo l'altro, e a tutti quelli che metteranno un piede lì dove l'abbiamo messo noi, dove abbiamo lasciato una piccola conchetta, un piccolo sentiero, una briciola. A tutti loro questo è brano e questa musica! E questo ciò che viene direttamente dall'est Europa, con la forza delle nostre idee, che stasera vedete qui su un piatto d'argento. Thank you.
porta a casa che sei per dormire, di sotterrare i remi e di aspettare a ripartire. Vieni qui dal fondo del bicchiere, che non c'è fare più di quello che puoi bere. E se non perdi tempo a perderti per cosa fai questo, ti mare non torna su me. C'è tutto un mare attorno. C'è libertà sprecata e non c'è un uomo senza strada, è normale che imparano a aspettare quando ci troviamo a terra. Time.
altri. Per cui torniamo con la nostra fisica un po' contaminata. Possiamo ripartire? Siamo
capito, possiamo ripartire? Prego maestro! Andiamo di scirocco, ancora una volta un pochettino di vento a spingere queste vene, vamos! Go! Yeah!